Questo è ciò che gli agricoltori di Piacenza vorrebbero che avvenisse subito: l'aumento del prelievo di acqua dal Trebbia per irrigare i campi e le colture messi in serio rischio da una siccità che non accenna a diminuire. Noi abbiamo bisogno di poter disporre dell'acqua necessaria per poter mantenere le colture. Si prevede la prossima settimana con temperature altissime, oltre 35 gradi, l'acqua serve ora. Se fra 15 giorni ci sarà il rilascio dell'acqua, i campi sono secchi, non serve più. È un grido di allarme e di protesta quello lanciato dalle associazioni di coltivatori del Piacentino con un sit-in questa mattina a Cabuschi, nel luogo dove le paratie intercettano l'acqua del fiume indirizzandone una parte nel canale destinato all'irrigazione e lasciando il resto a garantire il deflusso minimo vitale. Quello che ci dispiace ancora di più è che l'acqua c'è, va giù in Trebbia, dobbiamo lasciare andare giù per un minimo di flusso vitale che è stato calcolato anche quando il flusso del Trebbia ci sono quelle piene centenarie, mentre invece il flusso normale del Trebbia è tutt'altro di quello che è stato calcolato e questo ci danneggia in maniera particolare. Noi abbiamo chiesto già da 15 giorni alla Regione la dichiarazione dello stato emergenza per poter andare in deroga alle norme, soprattutto al deflusso minimo vitale, per poter avere più acqua per i nostri campi, in quanto la mancanza di acqua sta arrecando un danno alle imprese agricole, ma a tutta la filiera agroalimentare del Piacentino. La Regione però ha preferito fare la richiesta di stato di emergenza al governo, allungando i tempi di risposta. Il timore è che 15 giorni sono passati, che ne passino altri 15 e che di conseguenza il danno sia irreversibile e non più colmabile con il ritardo. Quindi abbiamo bisogno di interventi urgenti. Gli agricoltori chiedono anche una deroga al volume di acqua proveniente dalla diga del Brugneto, portandolo a 6 milioni di metri cubi. Piacenza rappresenta circa il 30% del pomodoro del nord Italia. Quindi voglio dire, è una provincia importantissima per la cultura del pomodoro, è il fiore all'occhiello di una produzione locale ma anche nazionale. Noi capiamo che il minimo del flusso vitale è una legge, che è una regola e non vogliamo essere quelli che non rispettano le regole, però penso che di fronte a un anno del genere qualche deroga o qualche ragionamento di buon senso, perché non è solamente per il discorso dell'economia degli agricoltori, qui c'è una filiera dietro che va anche dai dipendenti stagionali che lavorano negli stabilimenti di trasformazione e tutto, che è a serio rischio, è in grave pericolo se perdura questa situazione di siccità e se perdura questo problema di derivazione di acqua. Rilasciare più acqua nei campi, spiega Marco Crotti, non significa disperderla, perché si tratta di acqua che dopo aver irrigato le colture e quindi permesso la produzione agricola, ritorna nelle falde senza sprechi, permettendo così il mantenimento dell'ecosistema delle campagne altrimenti a rischio. Questa areale è un areale molto ricco sia dal punto di vista delle coltivazioni del pomodoro e anche degli allevamenti, che veramente incide sull'economia della provincia. E quindi noi con queste nostre piccole azioni chiediamo che ci sia attenzione rispetto a una dicotomia fra, io la chiamo tirannia dell'ambiente e invece l'economia nostra normale, vecchie di anni e di valori. Le paratie, aperte in segno di protesta, sono state poi richiuse. Intanto vari sindaci del Piacentino hanno emesso ordinanze antispreco di acqua per limitare o impedirne l'uso per scopi diversi da quello igienico-sanitario, come irrigare orti e giardini, lavare auto e riempire piscine.